Trubisky, prego. Devo interrogare Giovannino, che domani deve fare gli esami. Vediamo se arriva Giovannino. Giovannino! Giovannino, sempre in ritardo, tu aspetti che sei un problema. Giovannino, sempre in ritardo, sempre in ritardo. Hai studiato, Giovannino, che domani devi fare gli esami? Sì, hai studiato? Ho studiato con la mia amichetta ballerina. Va bene, allora, su cosa non va? Benissimo, allora, Giovannino, vieni qua. Mi raccomando, non mi devi far fare brutta figura. Hai studiato? Io ti interrogo adesso, facciamo un po' di domande di cultura generale, va bene? Vediamo un po'. Giovannino, hai studiato? Sì. Allora, Giovannino, una domandina facile. Quante corna ha il toro? Dipende dalla mucca. Giovannino, che significa? Dipende dalla mucca, che significa? Dipende dalla mucca quante volte è fatta. Giovannino, questa domanda era facile. Il toro ha due corna. Giovannino, perché? Dai. Minchia, ho sbagliato! Giovannino! Non devi dire quella parola! Non devi dire quella parola perché è peccato! Hai capito? E se lui sente questa parola, arriverà dalla luce e ti fulminerà! Capito, Giovannino? Andiamo avanti. Giovannino, un'altra domanda, mi raccomando, rispondi bene. Che cos'è l'ozio? Il fratello di mamma! Giovannino! L'ozio! Non è lo zio! È lo zio di mamma! No! È il papà dei vizi! Vabbè, stessa famiglia! No! È il papà dei vizi, punto e basta! Giovannino! Come sì! Ho sbagliato? Sì! Bello! Giovannino, non mi devi dire più questa parola, perché è peccato, il Signore arriverà dalla luce e ti fulminerà, hai capito Giovannino? Non me la devi dire questa parola, non fai sentire male, non fai sentire. Hai capito? Giovannino, andiamo avanti. Tanto va la gatta al largo che ritorna col pattino. Giovannino, no, tanto va la gatta al largo, lo sanno qual è l'uovo che ecco, hai capito? Giovannino, ti ripresente minchia, Giovannino, non devi dire quella parola, perché è peccato, il Signore scenderà dalla luce e ti fulminerà, Allora, Giovannino, questo è facile, va bene, occhio per occhio, 74. 74. Occhio per occhio, dente per dente. Giovannino, ma tu sei un disastro, non hai studiato. Hai sbagliato un altro modo. Giovannino, quella parola non me la devi dire, mi fai esaurire, capito? È peccato, il Signore sembra la luce e ti fulminerà. Sì, non la devi dire quella parola, è peccato. Giovannino, facciamone una cosa più facile. Chi va con lo zoppo arriva in ritardo. Giovannino, no, non è così. Chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Giovannino! Minchia, ho sbagliato! Giovannino, mi fai sentire male, non la devi dire più quella parola, è un peccato! In inglese? Dimmi in inglese. Minchia! Anche in spagnolo! Giovannino, il Signore scenderà dalla luce e ti fulminerà, non la devi dire più questa parola, hai capito?
Facciamo un'altra facile facile. Cielo a pecorelle. Canta la spacciatura. Giovannina, no, no, cielo a pecorelle, pioggia a cantinelle, hai capito? Giovannina, non devi dire più quella parola, me la devi promettere che è peccato, è peccato. Il Signore ci darà la luce e ti fulminerà. No. Giovannina, facciamone un'altra, che abbiamo quasi finito. Ah. Canchi a baia, rompe la minchia. Giovannina, mi fai sentire male, mi fai stare male, Giovannina. È peccato, non devi dire quella parola. Il Signore ci darà la luce e ti fulminerà. Giovannino, allora, facciamo una domanda di grammatica, di italiano, va bene? Fammi una parola con il verbo mescere. Il mio pantaloncino... A te! È corto! Giovannino, io ti ho detto di fare la parola con il verbo mescere. Fammi finire. Il mio pantaloncino è corto e mi esce fuori il pinguellino. Giovannino, hai sbagliato un'altra volta. Non è così. Non hai capito niente, Giovannino. Sei un disastro. Ho sbagliato. Giovannino. Giovannino, tu sei un peccatore, che il Signore ci darà della luce e ti fulminerà. Giovannino, tu hai sbagliato una volta, hai sbagliato due volte, hai sbagliato più volte. Io ho detto solo minchia. E io sono sceso dalla luce per fulminarti.